Sono in compagnia della direttrice della Caritas di Oristano, Giovanna Lai. Stanno cominciando ad arrivare i doni che poi verranno distribuiti a tutte le persone che ne faranno richieste in occasione di questo Natale 2010. Come sta andando l'operazione Un Natale per Tutti? Per fortuna sta andando bene perché abbiamo coinvolto soprattutto le scuole, ma coinvolgiamo naturalmente tutti i cittadini perché abbiamo messo dei cesti anche giù all'ingresso in modo tale che anche chi arriva, che la sede della Caritas la trova chiusa, può mettere dei prodotti alimentari o delle scoperte, perché in questo periodo ci stanno chiedendo anche molte scoperte lì nei cesti sotto l'albero. C'erano delle scolaresche, adesso alcuni volontari stanno andando nelle altre scuole a ritirare ancora dei viveri e siamo soddisfatti. Ringraziamo tutti perché sono stati molto generosi le scuole e gli alunni. E quindi fra un po' penso che in settimana, durante le feste, che noi non chiudiamo per le feste, ci Ecco, siamo. fino a quando siete aperti? Sempre, il martedì, il mercoledì e il giovedì, anche durante le feste di Natale e anche dopo Da che ora a Capodanno, che ora? Di dalle 10 a mezzogiorno. quali beni avete soprattutto fatto richiesta in modo da Abbiamo poter... fatto richiesta soprattutto di zucchero, di caffè e olio, perché sono i prodotti che in genere non troviamo nei cesti di negozio. Adesso chiederemo o compreremo anche panettone o qualcosa, giusto un segno per queste persone, per queste L'afflusso com'è in questi giorni? Ecco, famiglie. L'afflusso lo dice Anna Rita. Anna Rita. Quante persone avete di media al Di giorno? media circa arriviamo anche a una quarantina di persone, ecco. Soprattutto in questo periodo perché c'è sempre bisogno e quindi noi siamo sempre pronti ad aiutarli. State riuscendo a soddisfare tutte le Sì, richieste? tutte le richieste. Sì, le persone sono sempre più sensibili e rispondono in maniera positiva al nostro appunto richiamo di aiutare i poveri, le persone bisognose. Volontario, un giovane, servizio civile, in prestito alla carica. Tu sei tutto Antonio, in prestito, sì. come stai vivendo questo Ah, una tempo bella qui? esperienza, sicuramente, che comunque permette di renderti utile e comunque allo stesso tempo di togliere un po' di lavoro ai volontari che ci sono sempre, renderti utile per diciamo, per la società, però allo stesso tempo aiutare anche loro. Non solo si dà qualcosa, ma si incontra Sì, si la incontrano nuove storia, persone, si le incontra una storia, la storia persone. della solidarietà sociale, comunque è un qualcosa che piano piano viene distrutto dall'attuale società e ora stiamo recuperando comunque varie forme di volontariato. E qui diciamo c'è il settore invece informatico, stiamo lavorando a che cosa? Stiamo mettendo nel computer tutti gli amici che sono venuti a trovarci durante l'anno, fino ad oggi. Tutte le Ecco. persone che hanno avuto bisogno di un aiuto, un Registrate consiglio, nome e registriamo tutto, cognome. nome e cognome. Nome. Siamo nella sede della Caritas della diocesi di Oristano. Sono arrivati alcuni studenti che hanno portato dei doni in occasione di questa operazione Un Natale per Tutti, la docente Testa e qui appunto qualche alunno. Come avete saputo di questa iniziativa e che cosa avete portato? Sono parlato a un'assemblea di istituto dei rappresentanti della Caritas, anche la professoressa gli anni passati ci aveva coinvolto, non è la prima volta infatti che portiamo la spesa, l'abbiamo portata tutti e due gli anni passati, giusto? C'è venuto un rappresentante, ci ha spiegato meglio come funziona, le varie cose, i vari campi dove agisce la Caritas, come può aiutare. Niente, abbiamo dato un nostro contributo, abbiamo fatto una spesa anziché dare un contributo in liquidi. Venite prima la necessità. Come olio, caffè, zucchero, Pasta, questi alimenti. Un Natale diverso acqua. anche per voi, insomma. Sì, Qualche diciamo di sacrificio. sì. Ecco. È un qualcosa che vi sentite di riproporre anche ai vostri coetanei, ai vostri amici? Sì, sicuramente.
cioè qualche sacrificio, però per sentirsi soddisfatti, per sentirsi migliore, cioè un po' piacere. Ricordiamo il vostro istituto. Il Tecnico 2 Sergio Azzeni. Classi? Prima, seconda e terza. Aeronautico. Di Oristano, sì. Che ringraziamo, alcuni sono presenti qui. Buon Natale a tutti voi e grazie. Grazie, grazie.